La partita è stata sospesa dall'arbitro al 40° del secondo tempo per incidenti. Come state vedendo nelle immagini, nell'area del Tricase è stata fatta scoppiare, lanciata dagli spalti, una bomba carta. E adesso la vedete, eccola lì, una cosa pazzesca. Generale di tutti quanti, di tutti i giocatori. A questo punto l'arbitro ha deciso di far terminare l'incontro per preservare l'incolumità dei giocatori. Il discorso è che anche prima, al 24° della ripresa, la partita era stata sospesa perché c'era stata un'invasione di 7-8 giocatori di tifosi foggiani che avevano appunto invaso il terreno di gioco. I tifosi che erano entrati in campo poi, prima di essere bloccati, avevano cercato di colpire il portiere del Foggia, Tambellini, che era comunque riuscito ad evitare l'aggressione. Subito dopo la chiusura dell'incontro, fuori dallo stadio, i gruppi più esagitati, anche bambini piccoli, esatto, hanno dato vita ad una sassaiola contro le forze di polizia, danneggiando diverse vetture. Ed è probabile che questi incidenti costino al Foggia, oltre alla sconfitta a tavolino, anche la squalifica del campo. Tra l'altro c'è da ricordare che la società era già stata diffidata dopo l'incontro con il Taranto, quando un gruppo di tifosi colpì l'arbitro con oggetti lanciati dagli spalti. Vedo Mattioli particolarmente colpito, ma lo siamo tutti. No, c'è un momento in cui uno proprio ritorna in campo col bambino per mano, vieni che papà ti porta a buttare le bombe. No, cioè, si è visto il bambino quando rientra. Incidenti anche fuori, guerriglia. Sì, esatto, questi appunto sono gli incidenti che sono occorsi subito dopo il termine dell'incontro all'esterno dello stadio. Le persone fermate saranno denunciate all'autorità giudiziaria, per loro scatterà il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.